Ciao a tutti ragazzi, allora prima di iniziare il video volevo ringraziare un ragazzo che comunque sia mi ha fatto una bellissima BG o comunque sia una grafica del canale. Come potete vedere la mia grafica del canale adesso è rosa, con scritto cure, tutto cristallizzato con cristalli rossi, che mi è piaciuta tantissimo quella copertina figata. Me ne ha fatte tre, potete andare nel suo canale, questo ragazzo si chiama AtutoNerd. Ovviamente passate nel suo canale, è veramente un bravissimo ragazzo, sa fare dei lavori veramente eccezionali. Quindi vi lascio il link in descrizione ovviamente. Passate nel suo canale se magari volete qualcosa, lui è molto disponibile con tutti. Quindi che dire ragazzi, partiamo subito col video e andiamo subito su Minecraft. Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Allora, ho deciso di farvi anche un tutorial su Minecraft, su alcune cose di Minecraft che magari potrebbero interessare a molti di voi. Magari sono delle cose che stavate ricercando, che avevate voglia di creare. Magari, non so se avete visto, io oggi volevo analizzarvi il ponte che ho nel mio castello su Minecraft. Se vi ricordate bene, io ho fatto la scritta in gigante dei 100 iscritti e l'ho fatta nel mondo dove c'è il mio castello, Castellomania. E ho un ponte dove tiro una leva, si alza, abbasso la leva, tiro di nuovo la leva, si abbassa il ponte e viene ricoperto dalla lava. Adesso io vi spiego come funziona, come si fa questo ponte. Io ovviamente vado in creativa per farvelo vedere velocemente, vi spiego un pochettino com'è il ponte, perché così magari se volete fare una struttura simile a quella che io ho creato sul castello, nel castello come ponte, potete farlo anche voi. Allora, io sono andato nel tutorial che è quello iniziale, come conoscete tutti. Io mi metto in uno spiazzo libero, altrimenti ragazzi guardate, ovviamente il cane si brucia, non so perché, tutto rincoglionito. Allora, questo è il castello, vaffanculo, facciamolo qui, guardate ragazzi, qui. Allora, questo è il castello, io ovviamente mi libero delle cose, prendo gli attrezzi necessari, cioè le cose necessarie sono pistone appiccicoso, pietra rossa, ripetitore pietra rossa, cane di merda, fuori dai coglioni, mori. Dove scappi? Vieni qui a farti ammazzare, mori. No, non sta fermo, vabbè ragazzi, è anche piagnone, ma mori, va. Allora, come vi stavo dicendo, il ponte io di solito lo creo su due fronti, lo creo a due, cioè così ragazzi. Io perché principalmente lo faccio così. Allora, fate conto, io lo faccio a due. Allora, fatevi un pochettino di spazio, perché magari lo volete essere comodi nel farlo, nel costruirlo e tutto. Allora, prendete, scavate un pietitore di pietra rossa, una leva ovviamente, una leva e magari cubetti per costruirlo dove vogliamo. Facciamo oro, va. Allora, prima di tutto scavate, fate scendete di due cubetti, piazzate il pistone, scendete di tre, piazzate i pistoni appiccicosi, dopodiché prendete, scavate a fianco ai vostri pistoni. Scavate a fianco, fate lo spazio, ok, due spazi scusate, a ogni lato dei pistoni, poi uno e due, dai, ok, ne fate anche un terzo, ok, tre, ok, perfetto. Allora, nella prima parte vicino al pistone prendete e mettete il ripetitore pietra rossa, così. Nel secondo strato mettete la pietra rossa, nel terzo strato mettete la pietra rossa, ovviamente scende, non si sa il motivo grande, mettete la pietra rossa e la stessa cosa fate dall'altra parte, guardate, allora, ok, perfetto,
1 e 2. Allora, adesso per collegare insieme questi pistoni dovete fare un percorso. Quindi fate 1, 2, 1, 2, 1, 2. E poi andate, andate qui finché non incontrate il vostro. Ok, questo non è, quindi sarà qui. Eccolo qui il percorso. Fate incontrare i due percorsi di pietra rossa. Ecco qui. Allora, ovviamente qui devo metterci un cubo per rimpiazzare quello che ho rotto. E avete collegato i due ponti. Dopodiché, per farlo uscire il ponte, per far sbucare il ponte, ok, allora voi avete il collegamento qui. Quindi fate così, tipo, ragazzi, non lo so, fate come volete, non cambia niente. E scegliete voi dove volete che esca questo cazzo di coso. Tipo, volete che esca qui? Prendete, piazzate un cubetto, mettete questa levetta, andate qui giù, prendete la pietra rossa e lo collegate. Opla, ecco fatto, collegato. Adesso cosa succede? Attiviamo. Allora, come potete vedere, non tutto viene attivato. Perché? Perché ovviamente la scossa, cioè la pietra rossa, non si attiva sino a un certo punto. Quindi cosa fate? Per moltiplicare la potenza della pietra rossa, comunque sia l'energia, per poter attivare anche questo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistoni, per poterli attivare mettete un altro ripetitore, che lo mettete qui, guardate, pam, attivati tutti. Adesso vediamo se funge tutto bene. Si abbassano tutti, si alzano tutti, ragazzi, perfetto. Questo è il ponte. Ok, abbiamo messo il ripetitore. Poi ovviamente, vedete, perfetto. Poi ovviamente prendete, abbassate. Ovviamente mi sono dimenticato di togliere le notifiche, grande. Ok, perché io ovviamente ve lo faccio vedere. Ok, abbassate ovviamente qui. Ovviamente i maiali dove cazzo devono andare, Dio santo. Vabbè, chiudiamolo dentro, non me ne frega un cazzo, poi si ammazza. Ovviamente, vedete, io faccio tutto. Copriamo bene il meccanismo, perché se voi fate andare sul meccanismo la lava, succede un puttanaio, come sappiamo tutti. Allora, sì, ovviamente si tolgono tutte le pietre. Allora, riempiamo di pietra rossa, giustamente, io sono un coglione. Questo è il percorso, ragazzi. Questo è il percorso. Riempiamo di pietra rossa, di pietra rossa, di lava. Vedete? Riempiamo di lava. Perfetto, ok. Abbiamo fatto tutto. La stessa cosa vale qui. Ovviamente il legno incomincia a prendere fuoco. Però chi cazzo se ne frega. Facciamo così. Così non rompe i coglioni. Ok, tranquillo legno, tranquillo. Prendi fuoco dopo. E abbiamo il nostro ponte, ragazzi. Vedete? Pam, si abbassa il ponte, cade la lava. Pam, si rialza il ponte e cade la lava. Quindi, ricapitolando, qui sotto abbiamo, allora, togliamo questa lava. Togliamo questa lava. Non volevo dilungarmi troppo, spero di non essermi dilungato troppo. Sì, perfetto. Togliamo questa lava. Scendiamo qui, nel percorso. Ok. Allora, caricate una prima piazza di pistoni. Come vi ho detto, due file di pistoni, vedete? Due file di pistoni. A fianco ai pistoni prendete e collegate i ripetitori a pietra rossa, proprio a fianco. Fate due file di pietra rossa che collegherete insieme in un percorso. Non fateli passare mai qui le pietre. La pietra rossa non fatela passare mai qui in questi due punti, perché così attivate questi pistoni, questi due pistoni qui rimangono sempre attivi. Quindi collegate, fate due linee di pietra rossa, le collegate attraverso un percorso secondario che non sia collegato tra di loro, cioè che non si avvicini ai ripetitori di pietra rossa, vedete? Fate collegare, fate una specie di scalino per far salire dove volete mettere voi ovviamente la leva per poter attivare il ponte o disattivarlo. E voilà, avete il vostro ponte ovviamente, vedete? Opla, uno, due, ok. Lo faccio rivedere bene, guardate. Abbassa, alza, abbassa, alza. Perfetto. Comunque sia, ragazzi, questo è un tutorial. Spero che questo tutorial vi sia servito. Comunque sia, se a voi piacciono questo genere di cose, a me piacciono tantissimo. Il castello, ovviamente, più lungo fate il ponte, più ripetitori dovete utilizzare per poter emanare al meglio il segnale della pietra rossa.
Ovviamente questo è un ottimo rimedio per poter eliminare creeper, zombie, scheletri, qualsiasi altro mostro che vi rompe il cazzo quando dovete tornare in casa. Magari la casa a questo punto vi consiglio di farla in pietra, così non prende fuoco al primo vapore di lava che spunta fuori, cioè che sbuca fuori dalla lava. E che dire, ragazzi, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato questo tutorial, questo video. E da Cure 90 è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.